Sindaco, oggi l'ufficializzazione dell'ingresso in Fratelli d'Italia, come è maturata questa decisione? Questa decisione era già nella mia mente da tempo, sin da quando mi sono presentato una candidatura elettorale, che come voi sapete ho maturato un anno, un mese fa che faccio il sindaco, in quanto credo nei valori della legalità, la sincerità e la correttezza, che sono simboli di questo partito in cui io mi sono avvicinato oggi. E faccio presente che devo un grazie di cuore alla figura del presidente Marco Marsilio, che durante la mia campagna elettorale e successivamente la mia vittoria mi ha sempre sostenuto con Guerino Testa nelle vicissitudini, diciamo così, amministrative. Ma oggi una conferma della crescita e della diramazione di Fratelli d'Italia nella regione Abruzzo e anche ovviamente nella nostra provincia di Pescara. Oggi importante ingresso di una parte importante del comune di Bolognano. Abbiamo il sindaco, il vice sindaco e due consiglieri, oltre al consigliere comunale di Carpineto della Nora, quindi anche per bilanciare la Valle Vestina. Tutto ciò si è reso possibile grazie al lavoro che il nostro leader nazionale sta facendo ormai da anni, ma anche da parte di questa amministrazione regionale, con a capo il nostro presidente Marco Marsilio, che evidentemente in maniera chiara, netta, con la schiena sempre dritta, sta lavorando per cercare di risolvere tante criticità che la regione Abruzzo aveva da anni.